Tra l'altro sono un sacco lontana da voi. No, ho sbagliato, ho sbagliato. Sto continuando a sbagliare. Dovrebbe essere un romanzo storico, ce l'ho fatta. Come sapete, come chi legge. Perché, come chi saprà, chi segue. Abbiamo stoppato. Speriamo che abbia registrato tutto, se no è un casino. Benvenuti o bentornati sul mio canale in un video un po' chiacchiericcio. Ho pensato di fare come tutti gli altri booktuber e farvi vedere la mia wishlist. Quella che ho su Amazon e da cui se voi ordinate un libro mi arriva direttamente a casa. Però in generale io trovo interessanti questi video per vedere che cosa desiderano leggere gli altri creator. Quindi ho detto vabbè, lo faccio anch'io. Perché? Perché io sono un po' stanca, devo dire. Ve l'ho detto altre volte, l'anno scorso per me è stato un anno davvero pesante, davvero tanto tanto faticoso, in cui ho fatto tantissimi lavori, in cui abbiamo comprato casa, abbiamo dovuto trovare la ditta che faceva i lavori, seguire i lavori, poi il trasferimento. Diciamo che l'anno scorso ha drenato completamente tutte le mie energie. Ed è da un mesetto che io sto cercando di riprendermi, ecco, lo faccio leggendo, cercando di prendermi i miei tempi e questo poi ricade anche sul canale. Perché? Perché non riesco a fare video grandi, i video in cui scrivo una sceneggiatura, mi diverto, faccio la pazza e li monto tantissimo quei video. Allora in pratica ve li lascio qui su se li volete vedere, per me è importante che voi vediate quelli perché io di quelli vado orgogliosa. Poi sono contentissima del rapporto che si sta creando con voi, dei commenti meravigliosi e del fatto che voi apprezziate gli LL Lunedì, ma nella mia ottica del canale l'LL Lunedì doveva essere quasi un ripiego rispetto al contenuto massiccio che portavo in quei video più elaborati. Purtroppo quei video lì mi dovrebbero richiedere una concentrazione totale. Io di solito in 5 giorni scrivo la sceneggiatura, poi in 3-4 giorni giro il video perché ogni volta ci sono costumi diversi, riguardo tutto il girato, ogni singola battuta la ripeto 4-5 volte. Voglio essere sicura di guardare in camera che non ci siano cose strane. Ed è successo che non ci fosse l'audio, che non guardassi in camera, che tantissime cose, ecco, quindi porta tanto. Inoltre la sceneggiatura, come sapete, la scrivo piena di film e quindi quello porta proprio un'intera settimana di montaggio. Ergo, per fare un solo video di quelli ho bisogno di un mese. Ero convinta proprio da quando siamo entrati nel 2023 di ok, allora adesso registro tot contenuti per il venerdì, tot contenuti per il lunedì, li monto tutti, li programmo e poi mi tengo 3 settimane solo di lavoro sul videone. Solo che i video del venerdì, penso l'abbiate notato, come anche gli LL Lunedì, erano tutti oltre i 20-30 minuti. Tempo che montavo quei video era arrivato il giorno della pubblicazione e quindi non riuscivo mai a programmare di più. Ora, tra l'altro, questo dovrebbe diventare un video breve e io mi devo anche sbrigare proprio perché l'idea è da questo momento in poi di fare solo contenuti da 10 minuti, così da finalmente programmare tutto e dedicarmi solo alla scrittura. Speriamo di riuscirci. Voi siete dolcissimi, siete meravigliosi e siete davvero di tanto supporto, però ogni tanto qualche commento di quando arriva la prossima letteratura scientifica c'è. Io sono soddisfatta, c'è cioè una parte di me è felicissima che dice guarda. Wow, ho creato un format che piace così tanto e quindi le persone me lo richiedono, però anche lì 3 settimane mi servono e non ce le ho. Senza contare il fatto che non è solo quello, cioè che io sto procrastinando, me ne sono resa conto, perché mi terrorizza, perché mi fa stare male in realtà fare quei video. Richiede una concentrazione assurda, io odio studiare, però devo studiare tantissimo per quei video. Sì, se, sembra assurdo che io ho un canale di libri e odio studiare, ma in un lunedì vi spiegherò la differenza tra leggere e studiare, ergo sono con l'acqua alla gola in continuazione perché non voglio mettermici, perché quei contenuti mi richiedono uno sforzo immenso che la piattaforma poi non ripaga, perché spesso che cosa ripaga la piattaforma? Il book haul, lo short divertente, cose che sto facendo e che grazie al cielo mi richiedono pochissimo sforzo. E c'è una parte di me che dice: ma perché ti devi sforzare così tanto per creare un contenuto complesso e articolato? Quando poi se fai uno short di 7 secondi va da Dio. Questo è il dilemma, penso, di tutti i creator al momento. Poi però penso,
lo short simpatichello dopo un tot non mi interessa più, non vado più orgogliosa di quella cosa, mentre ogni volta che vi dico delle mie operazioni in cui analizzo tutta un'opera lirica o della letteratura scientifica o di altri format, sono orgogliosa di presentarle ad altre persone. Devo ricordarmelo sempre e mettermi sotto. La mia idea era di poter anche scrivere magari una letteratura scientifica, perché ho pronte nella mia mente da un solo libro, ma mi preme molto di più in realtà portarvi il Don Giovanni di Mozart, perché sarebbe l'ultima delle tre sorelle mozartiane. L'idea di concludere una sorta di ciclo, di trilogia, mi piace una cifra. Vediamo un po'. Voi che mi dite? Lo so che in realtà la maggior parte di voi segue per i libri e non per l'opera. Non so niente di questo ambiente, il poco che so lo devo al coro. I miei video sono anche pieni di errori e io sotto nei commenti tutti quelli che mi dicono guarda sta cosa non è così, guarda questo si fa colà, io li pinno in alto così voi li potete leggere e controllare tutti i miei errori. La gogna è giusta. Ma ecco, c'è anche questa cosa. Io ogni volta che mi approccio a un video di opera lirica ho l'ansietta di dire sto dicendo tutto ciò che è giusto. Per fortuna c'è Lavinia Graziani, che avete visto in altri miei video che vi lascio qui sopra, che mi aiuta tantissimo, e lei ogni tanto controlla la sceneggiatura e mi dice ok, non hai detto stupidaggini, è successo così per Nozze di Figaro, infatti ha funzionato. Ora, diciamo che è proprio l'ora di cominciare. Il primo link è il mio link a Ko-fi se volete offrirmi un caffè virtuale. Poi sotto ci sono i link all'affiliazione di Amazon. Se voi comprate da questi link a me arriva una piccola percentuale, a voi non costa nulla. E apriamo la wishlist, mentre qua sopra passano l'aspirapolvere con i carri armati. Vi devo subito far vedere il mio guilty pleasure. A me piacciono i libri di Bridgerton. Ho letto i primi due e li trovo carini, frizzanti. Ci sono un sacco di cose dal punto di vista femminista che sono completamente sbagliati, come libri dell'Ottocento sono completamente sbagliati, però che ce frega, mi fa felice. E tra l'altro vi annuncio, ma ve l'avrò già detto negli allo lunedì, che ci sono i libri di Bridgerton su Audible. Quindi potete anche ascoltarli e basta. Jane Austen di Virginia Woolf. Questo lo vorrei tantissimo perché adoro Jane Austen e adoro Virginia Woolf. In più costa pochissimo e l'ha anche consigliato Ilenia Zodiaco quando ho fatto l'approfondimento su Jane Austen. Poi ho messo Tempi difficili di Charles Dickens perché comunque li voglio i libri di Dickens. E Tempi difficili mi stuzzica un po' di più rispetto ad Oliver Twist che è un po' troppo, direi mainstream, però forse è un po' troppo conosciuto, non mi va di leggerlo visto che ho visto tutti i film e sarebbe una ripetizione. La Fiera delle Vanità, sempre rimandando in tema classici inglesi, di William Makepeace, e dovrei anche aggiungere, per quanto riguarda i mattoni inglesi, Middlemarch, che è sempre nel programma di Ilenia Zodiaco. Abbiamo vari zero calcare perché voglio tutto ciò che ha scritto. Ho inserito due di Dostoevsky, anzi tre di Dostoevsky che mi mancano. Dostoevsky sarà, Dostoevsky, perché anche Tolstoj, non Tolstoj, Tolstoj, lo devo far ficcare in questo cervellino. Dicevo, di Dostoevsky ho messo L'adolescente, Il coccodrillo, Un avvenimento straordinario, ovvero il impasse nel passage, passage, e Il sosia, che sono alcuni che mi mancano. Abbiamo anche tutti i piccoli grandi libri della Garzanti, che adoro, come potete vedere qui, e ne voglio tantissimi. Ho messo Sogno di Natale di Pirandello, La prospettiva Nevsky di Gogol, o sarà anche quello Gogol, Un Natale di Truman Capote, La notte prima di Natale sempre di Gogol, Vivere secondo natura di Trudeau, e un altro francese appena morto, Henry David Thoreau, vedo. Ascoltare gli alberi di sempre lui, La disobbedienza civile sempre suo, Il crollo di Fitzgerald, perché ovviamente voglio tutto ciò che ha scritto Fitzgerald, e qui c'è anche Belli e dannati. Sempre per i piccoli grandi libri della Garzanti, La mia legge e l'amore di Karamchand Gandhi, perché ho letto Karamchand. Che cos'è questo mio amore di García Lorca? Sei la parte migliore di me di Antoine de Saint-Exupéry, perché vabbè, io sono cresciuta con Il piccolo principe, poi l'ho riletto da adulta e ho capito finalmente di che cosa trattava perché non mi era chiaro. Mi ricordo solo che quando mamma ce l'ha letto, eravamo piccoli, arrivata al finale ho pianto tutte le mie lacrime, perché sono sempre stata una persona molto razionale che non credeva nelle cose magiche, diciamo. L'ho presa male perché per me lui era... Di Antonia Pozzi, Tu sei l'erba e la terra, le più belle poesie d'amore, Sei per me la sola cosa al mondo, Lettere d'amore di Zelda Fitzgerald, e mi piacerebbe troppo approfondire anche la figura di Zelda.
Festa mobile di Hemingway. Io di Hemingway ho letto soltanto un libricino in cui ci sono dei tizi che vanno tipo in Kenya a fare safari, a ammazzare gli animali, e non mi ha convinto per niente. Cioè, Hemingway è uno di quegli autori che mettono tantissimo testosterone nei propri libri. È proprio, oh, sono un maschio, mi piacciono le armi, boh boh boh. Però Festa mobile potrebbe interessarmi, potrei averlo giudicato male, perché nella mia mente è nello scompartimento insieme a D'Annunzio. Questa cosa mi fa male, perché non erano persone simili sotto altri punti di vista, magari quelli prettamente politici. Spero di ricredermi con Festa mobile o qualcosa del genere. Poi abbiamo Oliver Sacks. Io ho già tre libri da leggere e vedere voci, ma in generale anche lui è un autore di cui voglio tutto, anche se a volte sono complessi. Di Oliver Sacks trovate la mia letteratura scientifica, se siete interessati ce ne sono due. Una è sulle neuroscienze e una è sulla chimica. Io nei video posso mettere soltanto 5 schedine sopra, quindi se non li vedete qua ve li metto anche giù nella descrizione. L'anno scorso mi sono innamorata di Eva Cantarella, quindi grazie a Loredana Treppo che mi ha mandato un suo libro sulla bisessualità all'epoca dei romani, a Secondo Natura. E qui ho messo tutti gli altri che ho trovato, quindi Sopporta Cuore, La scelta di Ulisse, Itaca, Eroi, Donne, Potere tra vendetta e diritto, Non sei più mio padre, Gli inganni di Pandora, L'ambiguo malanno, Come uccidere il padre, L'amore è un dio, Il sesso è la polis. Visto che mi era venuto in mente in questo frangente anche un altro libro che sembra molto interessante, ho inserito Le lupe di Pompei di Elodie Harper e Isabella Zani, c'è scritto qua, forse è la traduttrice, un romanzo storico sulle prostitute a Pompei, che venivano chiamate anche le lupe. Ne parlava anche la Cantarella nell'altro libro che avevo letto, che era Dammi mille baci. Ah, qua ho un po' di Neri Pozzo, ho messo Pandora, anche se in realtà dovrebbe essere un thriller, cioè ne parlano come un thriller, ma quando ho letto la trama dovrebbe essere più un mystery, ambientato in epoca vittoriana. E che fai, non lo metti in wishlist? Poi ho tutti gli altri libri di Tracy Chevalier che non ho letto, perché anche qua c'è una letteratura scientifica in cui vi ho parlato nel dettaglio, e sta qua, di Strane creature, perché è un libro su una paleontologa, cioè diciamo la prima paleontologa donna inglese, ed è una storia troppo fichissima. Dopo aver letto La ragazza dell'orecchino di perla, questo, l'anno scorso L'ultima fuggitiva, e ve ne ho parlato anche nel mio vlog che ho fatto alle Olie, voglio tutti i libri della Chevalier, perché per me è la reincarnazione di Jane Austen. Cioè, in Strane creature io ho sentito proprio la prosa di Jane Austen e mi sono sentita a casa. Infatti Jane viene anche citata in quel libro là. Altri di Oliver Sacks, ho messo In movimento, Su una gamba sola, Diario di Oaxaca. Mi piace tantissimo leggere del Sud America, quindi sono molto curiosa di questo libro, che dovrebbe essere ambientato in Messico. L'isola dei senza colore, Gratitudine, Musicofilia, che è uno di quelli che voglio più di tutti, Il fiume della coscienza, Emicrania, L'occhio della mente, Un antropologo su Marte, Sette racconti paradossali e Allucinazioni. Sono tutti ovviamente saggi che si basano sulla sua esperienza da neuroscienziato. Poi abbiamo un altro libro che è sempre costato tantissimo, ma vedo che adesso è sceso come prezzo e sta a 9,60€, è Tokyo tutto l'anno, Viaggio sentimentale nella grande metropoli. Un altro posto dell'anima per me è il Giappone. Vorrei troppo andare in Giappone, sto vedendo alcuni creator che finalmente ci sono andati, che seguo su Instagram, e sto rosicando tantissimo, perché anche io vorrei troppo andare in Giappone, ma pazienza, prima o poi ci andremo. Un altro amore immenso, di cui mi avete sentito parlare in continuazione, un libro che ho finito proprio quest'anno e ha beccato subito 5 stelle, era L'isola degli alberi scomparsi di Elif Shafak, ed è un libro straziante ma allo stesso tempo molto sopportabile, bellissimo. Io non sapevo niente di tutta la questione a Cipro e mi sono innamorata di Elif Shafak l'anno scorso mentre andavo a Venezia leggendo La bastarda di Istanbul. Diciamo che si sono allineate un sacco di coincidenze che me l'hanno fatta proprio amare tantissimo. E quindi, come al solito, voglio tutto di suo, e ho messo Non abbiate paura, Tre figlie di Eva, La città ai confini del cielo, Il palazzo delle pulci, I miei ultimi 10 minuti e 38 secondi in questo strano mondo, La casa dei quattro venti, Le 40 porte. Non vedo l'ora di leggere altro di Elif Shafak, però voglio lasciare un po' di tempo, perché come saprà chi segue i miei allelunedì, cerco di non leggere lo stesso autore troppo di seguito, per non mischiare le narrazioni eccetera, come invece avevo fatto con Jane Austen e altri. Poi io la
l'anno scorso ho letto Shantaram, che mi era piaciuto da impazzire, anche se ci sono dei momenti molto lenti, ci sono dei momenti troppo dolorosi, troppo. Lì nella libreria di libri da leggere, L'ombra della montagna, che è un altro mattone di 1100 pagine, che però mi aspetta e mi sta osservando da lì e mi incute tantissimo timore, ma prima o poi lo leggerò quest'anno proprio. E mi sono messa anche Il sentiero spirituale, sempre di Gregory David Roberts, blablabla. Non so di che parla, però dovrebbe essere molto più breve degli altri suoi libri, quindi sembra interessante. Ho inserito nella wishlist anche Mercurio di Amélie Nothomb, perché l'ho ascoltato in audiolibro, mi era piaciucchiato e mi piacerebbe averlo in casa, anche perché magari tra qualche anno dimenticherò l'audiolibro e vorrò rileggere il cartaceo per capirlo meglio. Una cosa interessante di Amélie Nothomb è che spesso lei mette due finali e io adoro i finali dei libri, per me sono la parte più importante del libro, anche se tanti dicono non c'entra niente, non importa, puoi anche leggere metà libro. No, non esiste. Per me il finale decreta se quel libro mi piace oppure no. Devo dire che i finali mi sono piaciuti, però lei è molto fissata con la questione della bellezza fisica e quindi Un altro libro che ho sentito su Audible, di cui non ho il cartaceo, è La scuola della carne di Mishima. Io di suo avevo letto Musica, che sta lì, perché quello è lo scaffale del Giappone. Quello era bellissimo perché Musica sta per l'orgasmo femminile, quindi è tutto un libro che ruota intorno alla persona di una donna che non riesce ad avere un orgasmo. È molto interessante, anche poetico, delicato, pieno di anche azione, perché succedono tantissime cose. Però La scuola della carne invece non mi è piaciuto tantissimo. C'è una donna anziana con una sorta di toy boy che tra l'altro fa proprio il gigolò, prostituto, non so come si dica, gigolò credo, sì, gigolò. E non lo so, non mi ha convinta tantissimo, però vorrei il cartaceo perché sarei curiosa anche di rileggere in futuro. Poi avevo iniziato un audiolibro su Audible che però non ho finito perché mi stavo un po' distraendo, era troppo complesso e volevo il cartaceo però perché mi stava piacendo, ed è del saggiatore Hamburg, La sabbia del tempo scomparso di Marco Lupo. Non mi ricordo nulla in questo momento, ricordo soltanto che mi stava piacendo tantissimo e poi a un certo punto non ho capito nulla, ho detto no, lo devo leggere con attenzione. Altri tre che invece ho letto l'anno scorso sempre con Audible, ho ascoltato l'audiolibro e di cui vorrei il cartaceo sono La ragazza che non conosceva Shakespeare, che parla di una ragazza che fa parte degli ebrei ortodossi in Israele, che però poi scopre il mondo esterno. Loro vivono in una concezione un po' particolare di quotidianità, e invece lei scopre che ne esiste un'altra. Poi L'amore è un difetto meraviglioso, che è un libricino ambientato in Australia, a Sydney, e c'è questo uomo che soffre di palesemente di autismo, che decide a 40 anni di volere una moglie e quindi di cercarsi una compagna di vita. È molto particolare, molto divertente. Poi c'è Se questo è un uomo, che non ho a casa, penso che lo recupererò comunque all'usato e quant'altro. Vi dissi all'epoca che non mi aveva fatta impazzire perché non mi piace la scrittura di Levi. Certo, è una testimonianza, quindi va letta a prescindere, lo dico sempre questa cosa. E vi lascio anche sempre, però ve l'ho già messo prima, uno dei video con Oliver Sacks, c'era anche Levi perché è quello sulla chimica. Amok di Stefan Zweig, perché Zweig mi piacciono i suoi libri, di solito sono molto corti e sono anche particolari. Qui ho Mendel dei libri che vi cito sempre. Ho inserito anche un po' di libri di Gianni Rodari perché mi sono innamorata di lui, ed è La torta in cielo, Il libro degli errori, Novelle fatte a macchina, che invece ho ascoltato l'anno scorso e mi erano piaciute da impazzire. Sepulveda, perché mi piace Sepulveda. Abbiamo La frontiera scomparsa e Le rose di Atacama. Un altro libro che ho ascoltato l'anno scorso era Quando le montagne cantano, però il cartaceo costa veramente uno sproposito perché costa 17 euro e per un libro che ho già letto mi sembra un po' troppo. Lo cerco sempre all'usato, vediamo se prima o poi lo troverò. È ambientato in Vietnam tra varie generazioni e vediamo un po' dalla non proprio antichità, mi sembra dall'Ottocento in poi, come si evolve il Vietnam. Mi sono innamorata tantissimo della famiglia Florio, quindi con tutti gli altri consigli che dava Amazon ho inserito La casa sull'argine, la saga della famiglia Casadio, Franca Florio e L'ultima leonessa, la vita di Giulia Florio, mia madre. Sembrano tutti libri molto molto interessanti. Poi sapete che amo tantissimo Falcinelli, di cui ho letto questi libri qua, Figure e cromorama. Vi ho fatto anche delle playlist solo di tutti gli lunedì in cui leggevo cromorama e mi sembra anche Figure, quindi magari giù vi lascio anche quella playlist lì.
E ho inserito anche Filosofia del Graphic Design, che è un nuovo libro che era uscito l'anno scorso. Sanguina ancora come saggio di Paolo Nori, che è un saggio su Dostoevskij, ma soprattutto su come Paolo Nori ha vissuto la lettura di Dostoevskij nella sua vita, è stupendo. Un libro che dovrebbe essere scientifico e mi aveva incuriosita perché ne parlava Julie Demare, Il cucchiaino scomparso e altre storie della tavola periodica degli elementi di Sam Kean. Abbiamo un po' di Bourdelax perché ne vorrei tanto almeno uno, ma costano e quindi anche se adesso dovrebbero stare in sconto, no, non sono in sconto manco per niente. Ho messo Le mille e una notte, La regina delle nevi e altri racconti di Andersen, Fiabe, Fiabe irlandesi e Masce e orso e altre fiabe russe. Devo dire che però forse di Andersen ho scovato qualche fiaba a casa e dovrei ricontrollare, forse non ha senso avere anche questo. Un altro autore del mio cuore che amo da impazzire è Milan Kundera e ho inserito tutti quelli che mi mancano e che dava qui. Il libro del riso e dell'obbrio, l'arte del romanzo, la festa dell'insignificanza, la vita è altrove e l'immortalità. Altro autore ancora, Alan Bennett, e ho inserito l'imbarazzo della scelta. Poi abbiamo tanti di Virginia Woolf, perché vi ho detto anche prima che la adoro. Le onde non l'ho ancora letto, La pazzia di Re Giorgio, ancora Alan Bennett con Il gioco del panino. Ve li elenco solo perché io non so niente di questi libri. So solo che sono degli autori che amo e quindi li ho inseriti random. Come amo tantissimo anche Gabriel García Márquez, c'è anche Vivere per raccontarla, uno dei pochi libri che non ho. Zero calcare con un polpo alla gola, La critica portatile del visual design, un altro di Falcinelli che non avevo, L'allegra fattoria, sette racconti per adulti cattivi, sempre di Falcinelli, Rosso, storia di un colore, sempre Falcinelli, però anche con Michel Pastoureau. Boh. Correggetemi sempre quando sbaglio. E poi abbiamo I russi sono matti, corso sintattico di letteratura russa di Paolo Nori. Questo non l'ho mai letto e sarei curiosissima di leggerlo. È il momento di stoppare. Siamo arrivati alla fine. Vi consiglierei, se siete delle persone gentili, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per essere sempre aggiornati su tutti i miei contenuti, sperando che prima o poi usciranno i contenuti ancora migliori. Sicuramente queste pile, e ce ne sono altre lì, servono per la lista della BBC, che ho intenzione di registrare tutti quelli che ho letto e che voglio leggere, eccetera, eccetera, o anche altre robe librose, tipo i miei lunedì che escono ogni lunedì, c'è il mio aggiornamento di lettura, cosa ho finito, cosa sto leggendo e cosa leggerò in futuro. Ora basta, non mi rimane che augurarvi buona lettura.